L'isola dei famosi 2018, Alessia Marcuzzi smascherata da Stefano De Martino. Scandalo droga all'isola dei famosi, Alessia Marcuzzi nei guai per colpa di Stefano De Martino. Il Cannagate Hall Cancelletto Isola dei famosi 2018 assume dei contorni sempre più clamorosi e in queste ultime ore sono venute fuori delle nuove verità shock, video, portate alla luce da Striscia la Notizia, che potrebbero rendere la situazione ancora più complicata. Come ben ricorderete, infatti, nel corso delle ultime puntate del Cancelletto Isola dei famosi quando è venuto a galla lo scandalo droga in diretta, la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha preso subito le distanze dall'accaduto, affermando che sia lei sia la redazione non fossero all'occorrente della situazione. Droga all'isola dei famosi 2018, le nuove rivelazioni bomba. La Marcuzzi, inoltre, ha ribadito che nei giorni in cui i concorrenti dell'isola dei famosi 2018 sono stati rinchiusi all'interno della villa in Honduras prima dello sbarco sulla spiaggia, non erano ripresi 24 ore su 24 perché all'interno di questa villa non vi erano telecamere fisse, bensì un cameraman che di tanto in tanto entrava in casa per riprenderli. Peccato, però, che dalle immagini stramesse ieri sera da Striscia la Notizia la situazione sembra essere completamente differente. Possiamo svelarvi, infatti, che le telecamere fisse all'interno di questa famosa villa vi erano e tra l'altro riprendevano i naufraghi dell'isola dei famosi in gran segreto, visto che nessuno di loro era a conoscenza di questa cosa. Ecco come Stefano De Martino smaschera Alessia Marcuzzi. A confermarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi durante la sua intervista a Verissimo, rilasciata poco prima dell'inizio del reality show su Canale 5. In quell'occasione la conduttrice dell'isola rivelò a Silvia Toffanin che una delle novità di questa isola riguardava proprio il fatto che i concorrenti venissero ripresi 24 ore su 24 a loro insaputa all'interno della famosa villa. Inoltre a smascherare definitivamente Alessia Marcuzzi ci ha pensato anche il suo inviato Stefano De Martino, che nei giorni prima dello sbarco dei concorrenti dell'isola dei famosi sulla spiaggia aveva postato sui social delle stories dove lo vedevamo spiare dai suoi monitor i concorrenti all'interno della villa. Insomma, una prova schiacciante del fatto che le telecamere erano state poste all'interno della struttura, video. E quindi che si poteva tranquillamente spiare i naufraghi e vedere cosa stessero facendo. Cosa succederà a questo punto? Dopo che Alessia è stata smascherata da Striscia la Notizia verrà fatta chiarezza sulla bufera droga.